combinato nell'88 venne prelevato un piccolo campione che a sua volta venne diviso in sottocampioni che vennero datati con il metodo del radiocarbonio. I risultati che emersero furono che la sindone, il telo della sindone, è stato tessuto tra il 1260 e il 1390. Questo è il risultato che ha dato il test del radiocarbonio, su cui, come potete immaginare, si sono accese critiche feroci da una parte e dall'altra. A me pare assolutamente impossibile che sia un falso medievale. Soprattutto mi sembra impossibile che sia un falso, ecco, cioè che sia una raffigurazione fatta d'arte che noi non avremmo compreso come tale. Poi è chiaro che si tratta di determinare, e questo lo può fare soltanto la ricerca scientifica, quando si sia realizzata questa immagine sul telo sindonico, in che modo, in che epoca precisa, ma dire che sia un falso medievale è altra cosa. A me pare che rimanga piuttosto una domanda aperta anche per gli scienziati che non una risposta certa. Oltretutto si conosceva già il fatto che il campione è stato preso molto piccolo da un bordo estremo della sindone piuttosto contaminato, è abbastanza visibile un alone per esempio di acqua, tant'è vero che una parte fu scartata. Ci potrebbe essere stata una qualche contaminazione che i metodi di pulitura degli anni 80 non sono riusciti a eliminare completamente, anche perché i metodi all'epoca non erano ancora standardizzati come sono oggi. Il tessuto è facilmente contaminabile, è una specie di grosso filtro, di grossa spugna. Detto tutto questo, non è che possiamo scartare l'esame del carbonio 14 come ininfluente, però ci sono una serie di problemi. Uno tra tutti è il fatto che giustificare un'immagine come quella che abbiamo sulla sindone in epoca medievale, quando ancora oggi, conoscendo la natura dell'immagine, non siamo ancora in grado di riprodurla con tutte le sue caratteristiche chimico-fisiche. In più, se mi consentite, come storico, immaginare che nel 300 qualcuno abbia cercato di spacciare un'immagine, un falso di un sudario così complesso, così inatteso. Tenete conto che nella storia precedentemente erano già apparsi degli altri oggetti e reliquie ritenute appartenenti al corredo funerario di Cristo. Era sufficiente un tessuto con delle macchie di sangue, come per esempio a Oviedo, per giustificare la devozione. Questo è un qualche cosa di estremamente complesso, che non poteva essere compreso, tant'è vero che la Chiesa, nella persona del vescovo del momento, Pierre Darcy di Troyes, la rifiuta. Io non credo che esista la scienza in generale. Esistono degli uomini che sono scienziati e ci sono uomini che sono più liberi perché nelle loro ricerche in qualche modo sono segnati semplicemente dalla ricerca della verità, e ci sono uomini che possono essere meno liberi anche nella loro ricerca scientifica. Basterebbe guardare ciò che capita anche oggi nel mondo contemporaneo, dove certe volte sono, potremmo dire, i grandi capitali a muovere la ricerca scientifica. Un tempo il centro si chiamava di sindonologia, poi l'abbiamo chiamato di studi sulla sindone, perché in realtà la sindonologia è un'astrazione.
Il sindonologo non esiste, perché se fosse uno che si occupa a 360 gradi della sindone dovrebbe avere un numero di specializzazioni molto, molto improbabile. Quindi ci sono storici che studiano la sindone, ci sono chimici che studiano la sindone, ci sono fisici che studiano la sindone e che applicano le conoscenze del loro dominio che utilizzano quotidianamente nella loro attività per studiare anche la sindone, così come studiano altri oggetti. Per esempio sui flagelli c'è una grossa discussione, un grosso studio, e per esempio c'è una nostra giovane ricercatrice che sta facendo delle ricerche archeologiche estremamente interessanti su reperti archeologici più o meno attribuiti a flagelli, e quindi insomma stanno emergendo delle cose anche abbastanza interessanti. Noi non sappiamo come fossero fatti, e anche sulla sepoltura, perché se effettivamente questa è una sepoltura antica del primo secolo eccetera, noi conosciamo pochissimo dei riti funerari del primo secolo. Quindi insomma è tutto un insieme di cose che suscita lo studio della sindone, che per sua natura uno studio multidisciplinare. Quando si parla di canone, generalmente nella Chiesa si fa riferimento ai testi della scrittura. E non si può parlare della sindone come di un canone, non può diventarlo, proprio perché potremmo dire, per assurdo, se anche non esistesse la sindone, non verrebbe in alcun modo meno la fede nei suoi contenuti fondamentali e nel suo atteggiamento fondamentale. Poi che sia una testimonianza storica in senso stretto, e soprattutto nel senso che storico ha nei termini moderni e attuali, dipende evidentemente dalla scienza storica, e su questo sono gli storici e poi dopo sono anche gli scienziati a dover dire con precisione di che cosa si tratta. Il problema è abbastanza complesso. Per poter studiare la sindone è necessario averla a disposizione.